La mista Mato Delghero di Serie C e l'Old stanno giocando contro il Montpellier proprio mentre stiamo parlando. Siamo qui col presidente degli Old, Stefano Trova. Sempre una bella manifestazione. Alghero sempre più internazionale nel mondo del rugby. Ma è una bella esperienza, gli amici del Montpellier sono venuti a trovarci con una rappresentativa che per loro è old, per noi è un po' più giovane dell'old, perché noi comunque old definiamo da intorno ai 40 anni, da 40 anni in su, loro molti sono trentenni e comunque hanno un livello di gioco a molto alto, superiore al nostro sicuramente, però per noi è comunque una giornata di festa e di piacere di giocare con loro sicuramente. Per evitare un grosso dislivello appunto per l'età avete chiamato anche dei ragazzi della Serie C di Lucanurra, l'impegno c'è, la grinta anche, magari qualcuno è deficitario dal punto di vista fisico. Beh sì, qualcuno è con poco allenamento, comunque è bello vedere delle persone che comunque hanno giocato per tanti anni con l'amatore Alghero negli anni 70, 80 addirittura, giocare insieme a dei ragazzi che sono poi i loro figli. Ci sono tra l'altro questo signore qua che ha che gioca anche col figlio, e quindi insomma è bello vedere tutto questo. Il rugby è uno sport particolare ed è bello anche perché succedono delle situazioni un po' particolari come questa, quindi è molto bello, siamo contenti di come sta andando. Approfittiamo per dare i prossimi appuntamenti per il mondo old del rugby algherese. Sì, il discorso è che ci hanno invitato in una serie di tornei in giro per l'Europa, perché il movimento degli old sta crescendo molto a livello europeo e cerchiamo insomma di stringerci, di fare un certo numero di persone, di allenarci e per andare a fare vari tornei, ce ne sono tanti in giro, c'è a Parigi, c'è Lisbona, c'è il torneo di Dublino. Abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, dobbiamo cercare di allenarci un pochettino di più, fare gruppo e niente, divertirci, che è la cosa principale. Noi che siamo profondi conoscitori del francese abbiamo deciso di intervistare anche un giocatore del Montpellier. No. In realtà no, è una finta, lui gioca nel Montpellier ma è algherese, da sempre algherese. Presentati. Adriano Battistoni, sono via d'Alghero da 10 anni come tanti compaesani, diciamo, in Francia per lavoro. Ho portato degli amici francesi qua ad Alghero per giocare a rugby, uno sport che unisce, che non divide. Ed è bello vedere due squadre diverse, due nazioni diverse, ritrovarsi a giocare insieme, una bella partita, una bella giornata anche se purtroppo non c'è il sole. Insomma, qui è la mia terra. È piacevole. Probabilmente i tuoi compagni di squadra, hai parlato del sole di Alghero, si trova una giornata un po' grigia, del vento. Torneremo d'estate per trovare un po' più di sole e magari fare un torneo di beach rugby, chi lo sa. Che sempre comunque sia lo sport un buon modo anche di far conoscere altre città e incrementare il turismo. Con la speranza di ricevere la squadra di Alghero da noi a Montpellier, con piacere li aspetteremo quando vorranno venire. Come vedete l'ambiente è sempre quello del rugby, col sorriso, adesso mangiamo tutti insieme, è terzo tempo, è quello che ci piace. In campo, più giovane in campo, diciamo, 59 anni, Giovanni Ferrari, vicepresidente dell'Amatori, sempre una bella esperienza. Ti tiene vivo. Giocare con questi ragazzi qua dopo 40 anni mi fa soltanto piacere, stare vicino a questi ragazzi qua, impariamoli a soffrire e a battagliare tutti i giorni. E su questo campo hai conosciuto tantissimi giocatori e ne hai viste veramente di tutti i colori. Tantissimi, tantissimi, tantissimi. Oltretutto oggi in campo il padre, domani a Badia al campo il figlio, perché sei anche il padre di Fabio che gioca nella Serie A della Nova Colghero. Sì, sì, ed è anche il capitano delle Vigili del Fuoco, dove hanno fatto già 4 campionati del mondo, adesso fanno il 5° in Australia il ottobre, e quindi speriamo che portino anche un'altra medaglia. Quindi comunque sia il rugby veicola il nome di Alghero un po' ovunque. Sì, 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 il rugby è un qualche cosa di meraviglioso.